Com'è? È bella. Grazie. Papà è bello. Anche il papà, amore? Sì, è bella. Ma sì, anche lei è bella. Ah, tutti belli. E Nadine e Gnomo? Sono belli. Bene. Oh. Comunque stamattina mi sono salvata, Inea mi ha detto che sono bella solo perché sono truccata, ma sicuro, 100%, perché le altre mattine mica me lo dice, ma... Ci eravamo lasciati prima delle vacanze a metà luglio, io molto agguerrita, ero decisa a togliere il pannolino a Enea, vi do un po' di aggiornamenti perché poi non ve l'ho più fatto, come se ve ne fregasse qualcosa, vabbè, chiacchieriamo giusto per confrontarmi con le mamme che mi seguono, e soprattutto per confortare chi mi ha scritto come sei messa, noi disastro, che anche qui sorelle vi capisco. Anche qui siamo sulla stessa barca, anche qui niente da fare. Enea ha ancora il pannolino. Disastro anche qui, ma volevo assicurare per chi già mi scrive: oh mio Dio, ma siete matti, che nessuno è mai arrivato ai 18 anni col pannolino, quindi prima o poi lo toglierà anche lui, ve lo assicuro, ve lo assicuro. No, scherzi a parte, è stato davvero complicato, ci abbiamo provato, è stato molto difficile, le abbiamo provate. E quando dico tutte, è davvero tutte, ma non c'è stato niente da fare. Quindi abbiamo alzato le mani a una certa e abbiamo detto ci penseremo a settembre. Adesso insieme alle maestre della scuola stiamo capendo quando dimostrerà i primi segnali, se lo farà a breve, anche perché alcuni, cioè, non tutti i bambini della sua classe l'hanno tolto, neanche a vedere altri bambini che fanno la pipì in bagno, cambia idea, non c'è verso, quindi neanche quello per ora sta funzionando, gli deve scattare. Anzi, probabilmente sto anche pensando di chiamare qualcuno, di chiedere aiuto a qualcuno, perché ha proprio un blocco, cioè ha proprio questo blocco che lui assolutamente non vuole, cioè proprio dice no, non voglio, no mamma, non voglio, e quindi diventa proprio difficile, difficile per lui, per noi. Mamma mia, quindi stiamo temporeggiando e stiamo capendo come vanno le prossime settimane. Ma sono tentata appunto di chiedere aiuto a qualcuno per capire meglio la situazione, e quindi vediamo nelle prossime settimane. Ma visto che lato pannolino eravamo proprio bloccati, cosa ho fatto però? Perché non la passa liscia, uno l'altra cosa si doveva togliere, gli ho tolto il ciuccio. Qualcosa ti toccava, ed è stato molto più semplice del previsto. Pensavo di metterci di più e invece in 2 giorni circa ha abbandonato completamente il ciuccio, e dai, devo dire brava me, perché l'ho fatto settimana scorsa nel momento in cui, nei giorni in cui Ricky non c'era, perché sapevo che dovevo resistere, che non sarebbe stato così semplice, perché Enea è uno bello tosto e non si contenta del non c'è più il ciuccio, mi dispiace lui, vabbè, no, col cavolo, e quindi i 2 giorni in cui ero a casa da sola ci ho provato e ci sono riuscita, brava me, molto orgogliosa. E vabbè, è stato semplice, ma perché di giorno non lo usava praticamente quasi più, l'avevamo tolto già nelle ultime settimane, lo metteva proprio quando aveva proprio bisogno, durante il pisolino, e la sera prima di addormentarsi era la sua coccola. E niente, alla fine io ho deciso insieme poi alle maestre a scuola di non darglielo più, quindi a scuola senza problemi, senza piangere, perché a scuola si sa è sempre più facile, si è addormentato senza problemi, senza il suo ciuccio. La sera qui invece è stato un po' più difficile, quell'attimino più complicato, nel senso che lo voleva per dormire, per addormentarsi, ma io ho resistito e non gliel'ho dato. Ha pianto, sì, ha pianto un po' la prima sera,
lo so, è straziante, ma devi, certe volte devi resistere per forza, perché altrimenti non se lo sarebbe tolto da solo, non se lo sarebbe tolto più. Quindi ho resistito, a un certo punto ho detto qui mi arriva la polizia a suonarmi, perché urlava parecchio, quindi ho detto magari i vicini, non lo so, chiamano qualcuno. Poi si è addormentato, non si è mai svegliato per cercarlo, e il giorno dopo idem. La sera ci ha messo, ha pianto ancora, meno 5 minuti, 10 minuti, sempre tranquillizzato, si è addormentato senza ciuccio, ha dormito tutta la notte. Il giorno dopo, dal giorno dopo, non me l'ha più cercato, zero, anzi dal giorno dopo proprio mi guardava e diceva: io grande, io no ciuccio, io bambino grande, io bravo, io no piangere, io no piangere. Bravo amore, hai capito come funziona, bravo. E lo diceva tutto, andava a dirlo alle persone, orgoglioso: io no susso, io no susso, io grande, perfetto. E da lì no, non me l'ha più cercato, basta. Quindi dai, 2 giorni, 2 sere e basta, quindi è andata così. Vedremo col pannolino. Ha vietato nei giorni in cui si sta facendo sparire il ciuccio, vietato lasciare in giro i ciucci. Io ne avevo uno di scorta vicino al fasciatoio, mentre la mattina del secondo giorno lo vede così di sfuggita e: ah, mamma ciuccio! Io no, 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 hai visto male, hai visto?